Bueno, abbiamo presentato differenti famiglie di conoscenze che si possono integrare in un progetto di training sui fluidi energetici, condotta con la produzione di un manuale di procedure. Outsourcing con produzione di specificazioni tecniche per un contratto. Design sarebbe un progetto, il documento, progetto o progetto di progetto, cioè noi possiamo dare alcune idee su delle specificazioni tecniche di un progetto. Audit si vogliono due cose, secondo noi, nell'audit. Si vogliono dei schemi, dei schema, e se vogliono delle misurazioni, delle misure, risultati di misure. Noi prenderemo successivamente il caso dell'aria compressa, poi il caso dell'acqua, acqua ghiacciata. E poi del vapore per spiegare come noi pensiamo utile di realizzare l'attività nostra, che è l'attività di audit, facendo dei schemi e poi delle misure. Come concretamente si progetta un piano di misurazione che possa dare buone idee su raggiungere alcuni scopi del cliente. Cioè, questo che è la seconda parte della presentazione, cioè abbiamo fatto presentazione 1, che era necessaria per raggiungere a questo risultato. Noi faremo adesso presentazione 2. Prima di cominciare questa presentazione 2 che facciamo adesso, vorrei includere qui nelle cose importanti l'idea che è evidente che se oggi, che è domenica, che l'ultimo giorno più o meno di ferie in Francia, cioè i miei clienti cominciano già da alcuni giorni a tornare a casa e già sai che domani il telefono va a cominciare a suonare, non potrò più fare tanti corsi online, anche se mi fa piacere. Io direi che una idea per noi che è importante è di cooperare e vogliamo cooperare con gli esperti, dell'aria compressa, dell'acqua ghiacciata, del vapore, ma soprattutto gli esperti clienti, cioè i clienti industriali hanno gente che forse non sono grandi ingegneri, non so, ma forse hanno passato 20 anni in una fabbrica, hanno pensato bene, hanno trovato alcune regole che sono importanti. Noi pensiamo che per produrre i nostri corsi avremo bisogno di cooperazione con gente che possa parlare migliore italiano che io, prima cosa, e poi prendiamo l'esempio del vapore. Per il vapore, io sono un buon specialista dell'aria compressa. Il vapore non tanto, lavoro un poco sul vapore, ma non è il fluido che conosco migliore, meglio, che conosco meglio. E perciò, cioè, io conosco le misure sul vapore, sulle rette di vapore, ma non sono certamente un specialista delle caldaie. Per quanto le caldaie, possiamo avere bisogno di un docente che è stato operatore di caldaie, che le conosce molto bene, anche il trattamento di acqua. Queste famiglie di conoscimento, di conoscenza, sono dei mestieri che possono prendere tutto il tempo nella vita di un uomo e alla fine non ha fatto che cominciare a sapere che cosa c'è dentro.
Cioè, ci sono delle specializzazioni molto interessanti e noi vorremmo cooperare con voi se voi siete interessati anche farlo in un spirito cioè questi video vanno sul Google, sulla, come si chiama? YouTube. Abbiamo una cadena YouTube, channel, è gratuito, cioè non vorremmo che soltanto sia una questione commerciale, anche se noi siamo un'impresa commerciale, però vorremmo una relazione interessante per il contenuto di certi aspetti che noi possiamo anche noi imparare. Questa è l'idea. Adesso stiamo per cominciare, c'è la presentazione numero 2, e la numero 2 mostrerà come pensiamo si possa fare, cioè questa presentazione 2, che training. Io vedo due possibilità di fare training, e le due possibilità sono interessanti e hanno dei vantaggi. C'è qualcosa che io chiamerò un training tradizionale, un contenuto tradizionale. Se prendiamo il caso dell'aria compressa, forse un training tradizionale comincerà per dire che c'è 21% di ossigeno nell'aria. È una cosa che a me non piace tanto perché non so se è molto utile, è qualcosa che non posso cambiare. Forse sarà utile per spiegare dopo il rischio di anossia se voi respirate l'aria compressa. Ok? Cioè, un training può cominciare per i dati fisici, le unità di misure. Certo, le unità di misura sono molto importanti. Che cos'è un normo metro cubico di aria compressa? È una cosa che è condizione di referenza. Sapere se si tratta di aria a 0 Celsius, o a 15 Celsius, o magari 20 Celsius, o 25 Celsius, 35, cioè, ci sono delle offerte dove troviamo 35 Celsius per la prova di un compressore, la restrizione di un compressore. E poi la pressione può essere 1,0325 bar. Questa è la pressione atmosferica media, può essere 1013 millibar, può essere anche un bar o altre cose. Cioè, questa è una cosa che può essere interessante passare un poco di tempo. Realmente Christine Bernard ha il progetto di spiegare un po' queste cose facendo anche lei un MOOC, un corso online. Ok? Dopodiché, se potrebbe parlare della compressione, ci sono compressione, spero di non fare troppo sbagli di ortografia, compressione e poi compressori. La compressione ci sono nei libri di termodinamica che non mi sono a me tanto utili, devo dire, nel mio lavoro. Cioè, la compressione può essere isoterma, cioè se l'aria entra a 20 Celsius, sale dal compressore anche a pressione su più alta, ma alla stessa temperatura. Può essere adiabatica, l'aria non è raffreddato durante la compressione. E poi può essere politropica, che è una cosa in between. Politropica, che è il caso generale, che non è molto simpatico per far fare dei calcoli un poco più complicati. I compressori, ci sono dei tipi, delle famiglie di compressori, ma possono essere i compressori che si chiamano volumetrici,
tipo la vite, cioè prendono uno spazio con aria dentro e riducono il volume con un sistema meccanico. L'altro sistema sarebbe il centrifugo, che è piuttosto la stessa cosa che fa pensare a un ventilatore, una pompa. Centrifugo, compressore dinamico. Compressori possono essere presentati secondo il fatto di essere oil free o no oil free. Sarebbe piuttosto differente questione di qualità, e poi lo parliamo un po' più tardi. Poi, dopo la compressione, possiamo parlare del trattamento dell'aria compressa. Vedete che il trattamento sarà seccare l'aria, forse filtrazione e rimuovere l'olio, se ce n'è. Cioè, per trattare questo possiamo fare un poco di teoria, come nell'aspetto compressione, e parlare dell'aria umida, tutta la teoria dell'aria umida, che serve anche per il condizionamento, l'air conditioning, e poi possiamo parlare delle macchine, cioè seccatore, assiccatore, non so come si dice, seccatore, frigo. Frigorifico per adsorzione. Cioè, tutti questi elementi sono degli elementi molto utili e io direi che la formazione tradizionale non è affatto senza interesse. È una cosa che può convenire bene a gente che ha bisogno di una struttura un poco scolastica, un poco universitaria, cioè e vuole una presentazione coerente e completa. Prendiamo per esempio alcuni aspetti energetici, questo potrebbe essere un'opzione, una scelta possibile sarebbe energia, come fare per gestire, per condurre bene e risparmiare la energia. Questo si potrebbe introdurre a questo punto. Ci sarà forse anche un'opzione qualità. Se la sua impresa è una impresa farmaceutica, forse sarà interessata da misurare il CO2, il diossido di carbono che c'è nell'aria compressa. È una cosa che solo pochissimi clienti fanno, ma alcuni hanno bisogno di dimostrare che c'è meno di 400 o 500 ppm di CO2 nell'aria compressa. Possiamo pensare a altre opzioni, per esempio qualche aspetto basato sul rischio, il rischio di incendio di compressori, cioè ci sarà opzione sulla la sicurezza, sicurezza, non so troppo, perdonerete, il mio italiano non è molto completo. Il rumore del compressore è una cosa che potrebbe entrare in questo aspetto. Possiamo anche parlare dell'acqua, dei condensati che devono essere trattati se c'è olio dentro, cioè questo sarebbe per la protezione dell'environment. Ecco come vedo cosa potrebbe essere un training tradizionale. È una cosa che abbiamo fatto parecchie volte in Francia, perché i francesi sono un po' tradizionali. Si fa in 3 o 4 giorni, 3 o 4 giorni, secondo le opzioni che si prendono. Grazie per la sua attenzione. Ci parleremo di nuovo dopo.